Cari amici, bentrovati. Oggi parleremo di mafia. Parleremo in maniera specifica del primo omicidio eccellente della mafia. Raffaele Palizzolo fu un politico italiano, capace di attirarsi le simpatie di molti amici e di ottenere cariche istituzionali come quella di parlamentare nazionale dopo essere stato consigliere comunale di Palermo. Uno che sapeva destreggiarsi molto bene nell'ambiente malavitoso e che aveva rapporti con alcuni esponenti di spicco della mafia locale. Fu implicato in diverse operazioni finanziarie di una certa rilevanza e ritenuto il mandante dell'omicidio del marchese Emanuele Nota Bartolo, avvenuto l'1 febbraio 1893. Il marchese è stato assassinato sulla ferrovia Palermo-Termini Imerese. 27 pugnalate mortali inflitte da Matteo Filippello e Giuseppe Fontana. Il marchese Emanuele Nota Bartolo, reggente del Banco di Sicilia, aveva denunciato alcune operazioni finanziarie illecite che vedevano coinvolto proprio il Palizzolo, che per volontà del governo centrale venne affiancato al marchese in un momento molto delicato per la banca, ma per tutto il sistema Italia. Sebbene l'inchiesta dell'omicidio del marchese Nota Bartolo finì nel dimenticatoio e sia il mandante che gli assassini materiali la fecero franca, il caso si aprì per insistenza del figlio della vittima, Leopoldo Nota Bartolo, e questo portò all'incriminazione di Raffaele Palizzolo, ritenuto responsabile dell'omicidio e condannato a 30 anni di carcere. Ma le potenti amicizie politiche del Palizzolo fecero in modo che l'imputato non fosse condannato, con conseguente annullamento del processo e l'assoluzione per insufficienza di prove. Portato in trionfo dagli amici, fu considerato perciò vittima ed eroe. L'assassinio del marchese Emanuele Nota Bartolo fu il primo omicidio eccellente della mafia. Dopo questo crudele assassinio, il fenomeno mafioso divenne sempre più vigoroso e organizzato, e altri fatti di cronaca si consumarono a Palermo tra il 1896 e il 1909. Il primo riguardò Emanuela Sansone, considerata la prima donna vittima della mafia, assassinata perché la madre aveva denunciato un traffico di banconote false. L'altro riguardò l'agente italo-americano Gio Petrosino, venuto in Sicilia dopo un breve soggiorno a Padula, il suo paese natale, per indagare sui rapporti tra la mafia siciliana e quella americana. L'autore di questo omicidio fu Don Vito Cascio Ferro. Ma altri omicidi si consumarono per mano mafiosa, come l'assassinio di Lorenzo Panepinto di Santo Stefano di Quisquina, classe 1865. Tornato in Sicilia dopo una breve parentesi a Napoli, fondò nel suo paese il Fascio dei Lavoratori nel 1893 e diventò presto il leader del movimento contadino. Il suo sacrificio anticipa altri omicidi che la mafia compirà per questa regione. Il suo obiettivo fu quello di liberare i braccianti dal potere mafioso. Cari amici, si conclude qui questa prima puntata di storie di mafia, storie del nostro paese, storie che ci riguardano da vicino. Abbiamo parlato quest'oggi del primo omicidio eccellente della mafia. Torneremo nella seconda puntata sull'argomento, trattando invece la mafia tra la prima e la seconda guerra mondiale.
Grazie a quanti seguono la pagina Facebook TVBN e a quanti ovviamente si sono iscritti e seguono il mio canale YouTube TVBN Nino Barone. A presto!